Buongiorno, professor Pasini, Antonello Pasini, ricercatore del CNR e docente di fisica del clima a Roma 3. Professore, come valuta la campagna mediatica che si è scatenata contro Greta Thunberg dopo la manifestazione del 15 marzo in difesa del clima? Ma io credo abbastanza che sia scandalosa, nel senso che chi nega i dati di fatto che Greta ci pone in evidenza, e Greta dice sostanzialmente non dovete ascoltare me, ma dovete ascoltare gli scienziati che queste cose le dicono da 10 anni, 20 anni, 30 anni, bene, chi nega la realtà dei fatti in realtà nega non tanto la realtà, ma la propria difficoltà ad accettarla. Insomma, Certo. perché purtroppo non lo sappiamo, ci sono tanti interessi economici, di visione del mondo dietro a questi problemi che innescano i cambiamenti climatici. Bene, probabilmente è soltanto questo. Lei ci diceva durante la sua conferenza che praticamente non esistono scienziati del clima che neghino la relazione fra fattori antropogenici e cambiamento del clima. Guardi, ovviamente nella scienza si discute sempre, si discute di tutto, ma ci sono alcuni dati di fatto che ormai sono inoppugnabili, insomma. Uno di questi è che il riscaldamento globale esista e sia inequivocabile. L'altro è che in grandissima parte il cambiamento climatico, questo trend di aumento della temperatura che vediamo, sia dovuto a fattori umani, insomma. Quindi poi per carità in giro si sente dire il tale scienziato, il tal altro scienziato che è tutta una bufala, non è vero, però io invito sempre i ragazzi e anche i professori ad andare a vedere sul web, su qualche motore di ricerca scientifico, chi è questa persona che parla di queste cose, perché per carità può essere un cattedratico molto importante di qualche settore molto diverso, ma la scienza del clima sta andando avanti con metodi molto particolari. Bisogna fare fisicamente, scienza del clima, per sapere poi di cosa si parla. Quindi anche imparare a distinguere fra le opinioni e le conoscenze scientifiche. Assolutamente, una conoscenza scientifica reale è quella che è soltanto pubblicata su riviste internazionali, peer review, perché io posso scrivere sul mio blog qualsiasi stupidaggine, Certo. ovviamente me ne prendo le responsabilità, ma una volta che invece pubblico su una rivista internazionale, questa è una conoscenza controllata da altri scienziati che sono esperti almeno quanto me in questo settore e quindi siamo un pochino più sicuri, insomma. Lei pensa che i docenti, in particolare delle scuole superiori, ma non solo di materie scientifiche, anche di materie letterarie o di altro tipo, possano avere un ruolo nel diffondere questa consapevolezza? Assolutamente sì, io dico sempre, io sono uno scienziato del clima e anche un divulgatore, dico sempre che manca l'anello intermedio, che è quello della didattica. Questo è assolutamente importante perché un'alfabetizzazione su questi temi è fondamentale, soprattutto perché sono temi complessi e oggi la società è complessa, dall'economia globalizzata a internet, al cambiamento climatico. Bisogna abituare questi ragazzi a ragionare con un sistema complesso e capire che le soluzioni non sono a colpo di Twitter, cioè non Certo. è o bianco o nero. Per carità, puoi capire che siamo molto vicini al bianco, molto vicini al nero, ma prima devi sapere, devi studiare questo problema e con la conoscenza scientifica, ma anche umanistica, insomma. Quindi assolutamente la scuola è fondamentale. Benissimo, grazie mille, professor Pasini. Grazie a voi.